Rory il dinosauro e il suo papà. Questo è Rory. Rory vive su un'isola con il suo papà. Ha un sacco di energie, anche troppo a volte. Papà di Rory è un tipo in gamba. Ogni tanto porta Rory a pescare e a raccogliere le conchiglie. Cucù. Al papà di Rory piace molto leggere, ma Rory pensa che i libri del papà siano noiosi. Così va meglio? L'ho fatto tutto da solo. Oggi il papà di Rory ha bisogno di riposare un po'. Non disturbare. Tutto è tranquillo, troppo tranquillo, ma Rory non vuole disturbare il suo papà. Magari potrei andare alla ricerca di un'avventura tutto da solo. Così Rory prepara il suo panino preferito, crema di nocciole e gocce di cioccolato e raduna un po' delle cose che gli piacciono di più. Rory è pronto per partire all'avventura tutto da solo. Me ne sto andando tutto da solo. Cammina, cammina, Rory arriva a un fiume, ma non ha il permesso di nuotare senza il suo papà. E adesso cosa faccio? Rory si guarda intorno, cercando un modo per attraversare il fiume. Che fortuna! Ha trovato delle rocce! Che fortuna! Ho trovato delle rocce da usare come passaggio. Sto attraversando tutto da solo. Un po' più avanti, Rory si ferma. Inizia la giungla. Improvvisamente vede un cinghiale che corre verso di lui. Rory è terrorizzato dai cinghiali, ma vuole essere coraggioso. Lancia un enorme ruggito e mette in fuga il cinghiale. L'ho spaventato tutto da solo. Dopo pranzo comincia a piovere e Rory cerca riparo dappertutto. Improvvisamente smette di piovere, proprio sopra la sua testa. Mi sono trovato un angolino asciutto tutto da solo. Passato il temporale, esce il sole, un bellissimo arcobaleno si distende nel cielo. Rory adora gli arcobaleni. Il suo papà lo aiuta sempre a cercarne uno dopo il temporale. Papà, guarda, ho trovato un arcobaleno tutto da solo. Ma poi Rory si ricorda che il suo papà non è lì, è lontano, a casa. Allora Rory decide di correre a chiamarlo. Rory gli racconta tutto il suo viaggio. Ma passerà del tempo prima che me ne vada di nuovo da casa, dice Rory. Non voglio che tu senta troppo la mia mancanza. Ottima idea, dice il suo papà. Insieme tornarono alla casetta sull'albero per sognare nuove avventure. Proprio mentre Rory sta pensando di saltare il pranzo, dopo tutto un panino alla crema di nocciole e gocce di cioccolato non ha lo stesso gusto. Dopo tante fatiche è arrivato il momento del pranzo, ma Rory si è dimenticato di prendere il latte di cocco. Oh no, di solito è papà che pensa alle bibite, anche per me.